Buongiorno a tutti, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato all'informazione di Calabria News 24, i titoli del nostro telegiornale. Caso Natalina Papandrea, emergono nuovi elementi investigativi. Tratto in arresto il latitante Antonio Ricci, sfuggito agli arresti dell'operazione Galassia. Ancora polemiche per il decreto legge sanità previsto dal Premier Conte. Calcio, momento decisivo per il Crotone che ha sfruttato la sosta per recuperare le energie in vista del rush finale. È scomparsa un anno fa Natalina Papandrea. Ci sarebbero delle novità investigative in merito alla vicenda piuttosto intricata. Potrebbero emergere presto importanti novità investigative sul caso di Natalina Papandrea, la 43enne roccellese, mamma di una bimba di 7 anni, scomparsa da circa un anno e mezzo. La procura di Locri, infatti, in virtù delle indagini fin qui svolte dai carabinieri della stazione di Roccella Ionica, avrebbe iscritto nel registro degli indagati una persona. Si tratterebbe di un insegnante in pensione residente in una cittadina della Locride, non lontana da Roccella Ionica. Nei confronti dell'indagato si ipotizzano i reati di omicidio e occultamento di cadavere. A fornire però certezze più concrete agli investigatori dei carabinieri e ai magistrati della procura saranno i risultati delle analisi effettuate dai carabinieri del RIS di Messina all'interno dell'auto, per diverso tempo posta sotto sequestro, di proprietà dell'indagato. Altri rilievi ritenuti importanti dagli investigatori potrebbero invece arrivare dalle perquisizioni fin qui compiute in alcune abitazioni, tra cui proprio quella dell'indagato. Di Natalina, nonostante le prolungate indagini compiute dai carabinieri, gli appelli della famiglia, delle istituzioni e delle associazioni cittadine, non si hanno più notizie dal 17 novembre 2017. Era latitante da circa un anno Antonio Ricci, catturato nel corso delle festività pasquali, sfuggito agli arresti effettuati a Reggio Calabria nell'ambito, lo ricordiamo, dell'operazione Galassia. Era sfuggito alle manette il 14 novembre 2018 quando scattò la maxi operazione denominata Galassia, con i 20 fermi disposti dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Un blitz che ruotava contro l'andrangheta del settore delle scommesse online, con imprese di fatto attive in Italia ma con sede legale in Austria e Malta. È Antonio Ricci, latitante arrestato in questo ponte di Pasqua a Malta e considerato dagli inquirenti al centro di collegamenti diretti con le Entrine di Reggio e referenti esteri. Si è conclusa così, dopo poco più di 5 mesi, la latitanza di Antonio Ricci, incastrato dai segugi delle Fiamme Gialle e della DDA di Reggio Calabria, che nella localizzazione, nella fase dell'arresto, hanno beneficiato anche della collaborazione della polizia maltese in collaborazione con lo SCIP del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Nell'ambito dell'operazione Galassia, il quadro accusatorio contesta l'organizzazione che faceva affari d'oro con le scommesse online, l'esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, l'omessa dichiarazione di redditi e IVA, la truffa aggravata ai danni dello Stato in relazione alla mancata corresponsione all'erario della tassa prescritta per l'esercizio delle attività di giochi e scommesse, ma anche riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego dei proventi di delitto, concorrenza sleale. Contestualmente alle misure cautelari sono state sottoposte a sequestro 17 imprese operanti sul territorio nazionale, 23 imprese estere, 33 siti di scommesse online, 24 immobili, numerosi automezzi, ma anche conti correnti italiani ed esteri, nonché innumerevoli quote societarie. Passiamo alla politica. Continua a generare polemiche il decreto legge sanità ed il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, è pronto ad impugnare il decreto davanti alla Corte Costituzionale. Il decreto Calabria, riferito ovviamente al settore sanità, varato nel corso del Consiglio dei Ministri che si è svolto a Reggio Calabria nei giorni scorsi, non piace alla politica calabrese, in primis alla giunta regionale e al presidente Mario Oliverio, che è pronto a impugnare il decreto attraverso un pool di costituzionalisti. Il governatore vuole dimostrare alla Corte Costituzionale che il decreto sia illegittimo perché il governo avrebbe invaso la competenza della regione in materia sanitaria. Intanto a esprimere parere negativo sul decreto è anche l'ex commissario Massimo Scura, che ha scritto una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Secondo Scura, i dati su cui si basa poi il decreto non sarebbero reali e il riferimento sarebbe sia ai LEA, i livelli essenziali di assistenza, che secondo Scura avrebbero raggiunto la sufficienza, sia sul debito inferiore a quello segnalato. Dunque polemiche per un decreto che dopo meno di una settimana fa molto discutere e l'impressione è che la querela durerà ancora molto a lungo. E ora ci spostiamo a Scilla, dove ai nostri microfoni abbiamo ascoltato un gruppo di pescatori che ci hanno raccontato la differenza della pesca di ieri rispetto a quella di oggi. Pescatore siete? Pescatore, per modo di dire. D'acqua dolce. D'acqua dolce.
siete riusciti a dichiarare niente. Ecco, ci raccontate un po' la vostra vita da pescatore. Che vita di pescatore? Pescatore, lui qualcosa no, che può Pasqua, io ero all'estero, io non qualcosa so. Cosa può raccontare? Noi io sono un pescatore dilettante, non so. Questo è il periodo del pesce spada. Ancora non è cominciato il pesce spada. Che periodo è questo qua di aprile per la pesca? In questi mari cosa? Allora, cosa si pesca? Se lei guarda a mare e vede tante barche, vuol dire che c'è qualcosa che si pesca. Se non vede barche, vuol dire che non c'è niente da pescare. È che semplice, no? Ma nei periodi di pesca o no, perché il mare si è impoverito molto. L'abbiamo impoverito nel nostro piccolo anche noi, ma ci sono pesche indiscriminanti che non... Cosa ci racconta lei negli anni precedenti? Negli anni precedenti che le devo raccontare? Il mare è ricco di pesci. Molto più ricco da adesso, insomma. Io credo che negli ultimi 50 anni si sia ridotto il pescato del 70-80% e non è un'esagerazione. Colpa dell'uomo? Sicuramente colpa dell'uomo, perché ripeto, hanno fatto delle pesche non selettive, per cui hanno distrutto, diciamo, sia gli anelli della catena alimentare, perché anche il pesce piccolo è stato pescato, per cui il grande non trova cosa mangiare, magari non è transita, non si ferma qua. Restiamo a Scilla, dove continua ad essere meta ambita dai turisti stranieri innamorati del mare e della caratteristica chianalea. È una bella giornata, poi io non sono neanche di qua, quindi per me è un paradiso questo, soprattutto la parte della chianalea dietro la roccia, bellissima. Di chi è lei? Io di Milano sono. Le prime volte vieni in Calabria? No, ho parenti, quindi vengo spesso, però di solito d'estate, a Pasqua sì, la prima volta. Ma qui a Scilla, chianalea, la prima volta che vedi o... No, d'estate vengo spesso qua, proprio a Scilla, un posto bellissimo. Cosa cambieresti in questa Calabria? Probabilmente cercare di sfruttare meglio le bellezze, cioè il mare, il paesaggio, investire più sul turismo, sugli alberghi e sui collegamenti per arrivarci, a livello aereo soprattutto. Se noi portassimo il mare e il sole a Milano, che ne pensi? Magari. Sarebbe il top, il completo, però purtroppo nella vita tutto non si può avere. Da dove arriva? No, noi siamo di Cosenza e veniamo tante volte, ma siccome ospiti australiani, gli ho portato a vedere le due perle della Calabria, Tropea e Scilla, naturalmente. Come l'hanno trovata questa? Oh, gli è piaciuto tanto. Camia! Cosa di più è piaciuto di Scilla? Gli stavo raccontando adesso la storia mitologica di Scilla e Cariddi. Stavamo parlando di Glauco, che si è innamorato di Scilla e che non sappiamo se è mitologia o verità. Avete gustato qualcosa qui a Scilla ancora o no? You eat in Scilla? No, this evening. This evening. Chianalea l'hanno visitata? We go in Chianalea. Okay. Stiamo andando a Chianalea. Svizzeri. In Italia, prima volta? No, pa, prima volta. Scilla? Scilla, prima volta, sì. Bella Scilla? Molto bella. Molto bella. Anche lei è piaciuta la Scilla? Sì, anche per me Scilla è molto bene. In Svizzera, sì. Amici, dire venite a Scilla? Sì. Dire agli amici venire in Scilla. Romano? Sì. La prima volta che viene qua a Scilla? No. È diverse volte che sono stato qui. Come trovo questa location? Senza parole, come la vuoi trovare? Bellissima. Che manca, secondo lei, qui? Per incrementare più il turismo? Non lo so, onestamente non lo so. Secondo me è uno dei posti più belli della Calabria. Io non penso che manca granché, insomma. Passiamo allo sport, precisamente al calcio, momento decisivo per la squadra del Crotone che ha sfruttato la sosta per recuperare le energie in vista del rush finale. Il turno di riposo ha permesso al Crotone di ricaricare le pile in vista del rush finale che sarà decisivo per la salvezza, ma anche di avere a disposizione una settimana in più per preparare al meglio la trasferta di Venezia. Sarà uno scontro diretto fondamentale che il Crotone affronterà con un punto in più in classifica, guai però ad accontentarsi del pareggio. Il valore assoluto della squadra di Stroppa e l'importanza del match mette nelle condizioni l'11 rossoblù di dover puntare alla vittoria.
Del resto, in queste ultime 4 giornate non si possono fare dei calcoli e l'unico obiettivo è quello di mettersi al sicuro prima possibile. Sì, abbiamo trascorso questa settimana di riposo cercando di mettere la benzina per il finale di stagione. Abbiamo lavorato anche su alcuni aspetti tattici con il mister, quindi la squadra è preparata. In più questa settimana saremo molto concentrati sulla partita di sabato, che è fondamentale. Ma è sicuramente una squadra che vorrà fare battaglia, secondo me potrà aspettarci e cercare di ripartire. Noi dobbiamo essere bravi a perdere pochi palloni, a fare bene alcune cose e dovremo metterli in difficoltà per 90 minuti per cercare di segnare. E per questa prima edizione è tutto, io vi aspetto alle 19.30 per ulteriori aggiornamenti e come di consueto vi ricordo di consultare il nostro sito www.calabrianews24.it. Grazie e a più tardi.